Saranno Inter e Napoli a disputare la Supercoppa italiana in programma il prossimo 21 gennaio a Riyadh in Arabia Saudita. Nella seconda semifinale della nuova formula della prestigiosa competizione italiana, i nerazzurri di Simone Inzaghi battono la Lazio con il punteggio di 3-0 con le firme di Thuram nel primo tempo e poi nella ripresa di Cialanoglu e Frattesi con identico punteggio 24 ore prima il Napoli aveva battuto la Fiorentina con le firme di Simeone e la doppietta di Zerbin. Questo pone anche il campionato italiano di Serie A a disputare la seconda giornata del girone di ritorno in due parti, la prima che avverrà questo mese e la seconda dal 14 al 28 febbraio. Nelle partite che apriranno il turno, spicca per tutti Roma-Verona, con l'attesa per il nuovo tecnico Daniele De Rossi, mentre il Milan proverà a riavvicinarsi per quanto riguarda la lotta a scudetto, affrontando al Friuli, l'Udinese, mentre i giallorossi di De Rossi riceveranno all'Olimpico il Verona. Nel tardo pomeriggio poi di domenica saranno le sfide salvezza ad animare l'attenzione con Frosinone-Cagliari alle 12:30, alle 15 Empoli Monza, alle 18 Salernitana Genoa ed una sfida salvezza scudetto Lecce Juventus al Via del Mare.